nel suo locale di nuova gestione, il Ginger. Come l'ha presa la gente? L'afflusso com'è? Bene, molto bene. Sono molto contento di questa nuova avventura, grazie anche al lavoro fatto prima da Luigi. E quindi si continua con il lavoro fatto. No, niente, volevamo sapere quali sono i vini che vanno per la maggiore. Tante bollicine, tanto champagne. Quindi diciamo bene, sei soddisfatto di questa esperienza? Ho costruito una bellissima serata che è il giovedì insieme a Itica Quarnero, che facciamo il pesce crudo tutti i giovedì sera. Tutti i giovedì? E durante la settimana come siete? Avete comunque affluenza? Sì, sempre una bella affluenza, un bel aperitivo. E ci sta molto bene in questo posto. Perfetto, grazie. Siamo qua da Otelio con Mattia, il titolare, e Antonio, che assieme al Pomo organizza il venerdì sera. Cosa proponete voi per questo venerdì? Beh, il massimo che c'è, quindi simpatia, sorrisi, qualità, eleganza. Abbiamo un buffet che ha molto brio, ci sono i ragazzi, c'è Antonio, c'è il Poma, abbiamo un grande dopo cena, abbiamo un maestro alla console che è appena arrivato. Noi cerchiamo di dare il nostro massimo, vedo che la gente anche risponde, insomma, quindi siamo contenti, ecco. Esatto, infatti vedo molta affluenza appunto anche per il buffet, come dopo cena. E come dopo cena abbiamo la musica, insomma, spostiamo un pochino il tavolo, insomma, facciamo un po' di festa nel limite del possibile, insomma, e via. Siete tu e il Poma che organizzate questi venerdì, cosa fate anche altre giornate, come è nata l'idea? L'idea è nata, diciamo, a fine estate, di fare una collaborazione con il Poma dopo che ha lasciato il Pane e Vino San Daniele, per rinforzare sempre di più questo venerdì che ormai va avanti da 2 anni e siamo contenti, giusto Mattia? Un 8, via! Perfetto, grazie e in bocca al lupo! Siamo qua in Terrazza Astra con Mattia, questo nuovo locale che, se non sbaglio, ha aperto da poco. Sì, abbiamo aperto circa 3 settimane fa, abbiamo cercato di ricreare una nuova realtà nel centro di Udine, coadiuvando magari parecchie cose all'interno, tra attività socioculturali, molto green, cose un po' particolari, a classiche feste però con podcast, visual contest, insomma stiamo facendo una nuova realtà, cercando di crearla, insomma. Sì, infatti anche questo venerdì vediamo che rispetto agli altri aperitivi offrite qualcosa di diverso, anche proprio come genere musicale. Come mai questa idea, per essere diversi dagli altri o proprio per una condivisione, una passione che avete verso questo genere? Ma diciamo che abbiamo sia una passione per questo genere che chiaramente cercando di creare qualcosa di nuovo e non tanto visto, come ormai, insomma, non è facile qua a Udine cercare di creare qualcosa di nuovo. Quindi stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo e ci stiamo impegnando per quello più che altro. Perfetto, e come altre offerte durante la giornata cosa proponete? Siete un bar, le classiche? Sì, noi abbiamo una classica caffetteria che poi alla sera diventa un classico wine bar, tra virgolette, quindi un wine bar un po' particolare anche in questo senso qua, perché abbiamo delle tipologie di vini abbastanza scelti, chiaramente il vino della casa, a prodotti tipici, friulani come formaggio, maggi, salumi, eccetera eccetera, all'interno di un locale che è sempre stata una caffetteria fino a poco tempo fa. Esatto, infatti. Vi seguiremo nelle vostre future serate, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Ciao. Grazie, ciao. Siamo qui con Luca al Conte di Carmagnola e, come tutti sappiamo, la serata evento è la domenica con lo spumeggiante, esatto. Ormai sono diversi anni che lo fate, da cosa è nata l'idea che ha sempre questo gran successo? Ma è nata con l'idea di unire la Slovenia con l'Italia. Facevamo grandi vini italiani abbinati a grandi ristoranti sloveni, poi abbiamo fatto grandi ristoranti sloveni abbinati a grandi vini italiani, poi abbiamo finito le cantine perché sono 5 anni che lo facciamo, abbiamo iniziato a fare grandi cantine italiane con grandissimi ristoranti italiani come, non so, l'Androna di Grado o Danando, insomma sono venuti i più grandi chef del territorio, e abbiniamo la musica
il divertimento alla degustazione, la formula è quella. Esatto, infatti. Quinto anno, quest'anno abbiamo finito un po' prima perché è venuto caldissimo, ne faremo uno sulla neve, sullo Zoncolan il 30 marzo e poi come grande chiusura il 12 a Villa Chiopris, 12 aprile da Livon. Perfetto. La stagione. Ti ringrazio. Prego. Illustraci cosa offrite qua al Conte di Carmagnola come cucina. Allora, io ho un'esperienza abbastanza lunga insomma nella ristorazione, ho fatto tanti anni a Venezia e qualche più esperienza in Friuli, però la maggior parte a Venezia. Con Cipriani ho girato un po' il mondo con lui e poi come grande per coronare la carriera sono stato chiamato a Parigi a gestire la cucina di un ristorante italiano, un ristorante veneziano a Parigi, sono stato 5 anni lì e dove mi hanno aperto un mondo praticamente sia sulla qualità, sul prodotto e via via. Facciamo cucina veneta, friulana, poi io sono riuscito anche a importare i nostri prodotti del Friuli, dalla blave di Mortean, la ricotta affumicata, il cotechino, la musetta in brovada, tutti questi piatti qui, il salame con l'aceto e via. Poi ho deciso per amore di tornare in Friuli. Io sono originario della provincia di Pordenone, però abbiamo scelto di venire a Udine e entrando in società qui al Conte di Carmagnola e portare le esperienze che ho avuto in questi anni nella gastronomia udinese, facendo dei piatti tipici, rivisti, non tanto tipici nel concetto stretto della ricetta, però c'è il prodotto con un piccolo estro, con della fantasia, restando sempre una semplicità, senza unire troppi ingredienti, senza... è così. E fate anche i pranzi. Facciamo i pranzi e cene. A pranzo c'è più un lavoro di business, quindi con un piatto unico, veloce, in modo che la gente possa mangiare in poco tempo, e un menù che varia tutti i giorni, e poi c'è la carta che cambiamo secondo stagione. Appunto adesso siamo appena partiti con la primavera esplosa in pochi giorni e quindi siamo partiti con gli asparagi, con le erbe di campo, con queste cosine qui. Perfetto, non ci resta che provare. Grazie.